Il filmato che avete appena visto ritrae il soggetto in alcune delle sue manifestazioni più conosciute e questa è la giusta introduzione alla lezione odierna sul processo di insediamento. Ma prima di iniziare bisognerà convincere il soggetto interessato delle vostre sincere intenzioni. Qualche domanda? Sì, una. Ma non c'è il rischio si verifichi una competizione tra i membri del sesso dominante, nel caso mirassero tutti allo stesso soggetto? Più che altro c'è il rischio di infezione, se il soggetto in questione si dedicasse a più di uno contemporaneamente. Ma dai, l'emancipazione è roba passata ormai, non è più accaduto in tempi recenti. Dimentichi il caso Tommasi, in pieno giorno e senza regole. Ragazzi, se il soggetto in questione fosse conteso da più individui, il mio consiglio è di cercare soggetti meno depredabili. E in quanto al caso Tommasi, l'episodio fu dovuto ad un'imprevista attivazione delle sinapsi, ma con i farmaci oggi a disposizione direi che questo inconveniente si possa facilmente debellare, no? Quindi, insediamento. Si possono distinguere tre fasi. Fase numero uno. Adescamento. Sul manuale di Isberg, Teorie e tecniche delle grandi labbra, si consiglia di cercare soggetti più docili, facilmente addomesticabili, meno appariscenti, ed è un consiglio che io mi sento di condividere. Quindi, una volta individuato il corpo... Professore, scusi, ma non le staremmo dando troppa rilevanza usando tale termine? Il corpo di cui lei parla immagino sia più armonioso, elegante e corrisponde più a quello scolpito di un indossatore che a quello flaccido e pieno di cellulite di una... Sì, vabbè, esagerato. La verità è che tutta invidia la tua. Ragazzi, ragazzi, il corpo di cui io parlo è naturalmente un involucro, una stazione di comodo. Quindi, una volta individuato, basterà attirare la sua attenzione manifestando, per esempio, una certa sicurezza nel parlare. Dopodiché passeremo alla fase numero 2. Fase numero 2. Bombardamento, in cui sfalderemo in toto tutte le sue difese, magnificando le sue qualità, il suo aspetto esteriore, il suo pensiero. Scusi, e se si intervenisse chirurgicamente su uno dei lobi cerebrali? Guarda che l'intervento che dici tu è stato bandito nel 1970, quando fu abolito il maltrattamento gratuito nella coppia. Vabbè, in certi casi gravi è ancora ammesso. Sì, vabbè, rimane sempre bandita come pratica. Esatto, quindi concentrati. Nel momento in cui l'ultima sua difesa cadrà, avremo accesso alla fase numero 3. Fase numero 3. In cui comproveremo la completa sottomissione del soggetto, inizialmente con un comportamento dolce, per poi distaccarci gradualmente senza che l'interessata possa accorgersene. E in questa maniera, nel giro di poco tempo, avremo ottenuto nel suo cervello l'impianto, il seme del consenso e il controllo totale del suo essere.
Ma non potremmo, a distanza di anni, tentare di nuovo una relazione con il soggetto in questione? Personalmente io sconsiglio qualsiasi tipo di relazione, perché i danni cerebrali derivanti da un'esperienza del genere non sono mai stati quantificati. E neanche la vista di un corpo ben fatto potrebbe indurci ad un naturale coinvolgimento. Siete succubi proprio, pensa che scena. Scusami, decenni di egemonia per veder crollare un attimo le proprie difese. Ma figuriamoci, imbagliati una sciocchetta? Fantascienza proprio. Avanti. È permesso? Prego. Ah no, non è questa l'aula di antropologia, che scemo, ho sbagliato. No, dove vai? Qui, prego, si accomodi. Stavamo appunto per fare una dimostrazione scientifica. Ah, davvero? Su cosa? Sul potenziale di derivazione dell'esemplare maschile al confronto di quello femminile qui da lei egregiamente rappresentato. Prego, si accomodi. Grazie. Riprendendo, stavamo appunto parlando di un momento di confusione, di come un particolare visivo possa scardinare le difese psicologiche, caso alquanto raro, poiché l'esemplare maschile è provvisto di self-control. Vero Moretti? Moretti? Sì, dicevo appunto, decenni di egemonia maschile o presunta tale, messe in discussione dall'arrivo di un esemplare appartenente alla categoria delle... Muliere sfagocites! E che di solito vengono confuse con le matris ignote, specie subdola, considerata merce di scambio. E questo lo trovo infamante per il genere. Anzi, un vero e proprio scandalo! Sì, è proprio uno scandalo che l'essere femminile in quanto donna in possesso di facoltà superiore alla media venga messa in discussione da alcuni esponenti della sua stessa specie alla stregua di un animale e allontanata da qualunque incarico di prestigio. Sì, è così. Una questione di moralità. Incarichi attribuiti ad esponenti dell'oligarchia sessista che non valorizzano affatto le capacità di una giovane disponibile come lei che si staglia in questo mare di incertezza. Ragazzi, siamo in un'aula di sociologia sperimentale. Calma. Governo sessista! Sì, tu che metti a tacere le categorie svantaggiate, questa è discriminazione sessuale! Discriminazione sessuale! Oh! Se fossimo state tutte donne qua, ci avreste già sottomesso! Via i maschi dagli incarichi del potere! Via i maschi dal potere! Via i maschi! 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 Via i maschi!